Metti da parte, Emery! Devo passare! Vai piano, rallenta! Tra un po' c'è il rilevatore dei difetti. Dobbiamo passarci davanti uno alla volta, ricordi? Io non ho mai niente che non va! Ma se un giorno accadesse, il rilevatore lo segnalerebbe a B e tu eviteresti incidenti. Sì, hai ragione. Va bene, dopo di te! Sicuramente sarà tutto a posto. Oh, ho parlato troppo presto. Mi dispiace, Emery, ma il rilevatore ha trovato un difetto alle tue ruote e quindi devo metterti fuori servizio. E che ne sarà dei miei passeggeri? Manderò un altro treno a prenderli. Oh, va bene, Bee. Comunicazione di servizio. Preghiamo i passeggeri di uscire e di aspettare sulla banchina. Chiediamo scusa per l'inconveniente. Che sfortuna che hai! Oh no! Coco, il rilevatore ha segnalato uno squilibrio nel tuo carico. Ma non sto portando dei carichi. Oh, è davvero strano. Scusa, Coco, deve esserci un errore. Lo sapevo. Ci vediamo, Emery! Adesso sarà meglio che io vada in officina. Ho preso il vagone. Cavalchiamo i binari. Dopo di te, Wilson. Non posso passare con te davanti. E se andassi a marcia indietro? Già, è vero. Va bene, diamo un'occhiata. Sono pronto. Non vedo niente di strano alle tue ruote. Ok, posso tornare al lavoro. Beh, prima credo che sia meglio fare una scansione per sicurezza. Ruote perfettamente allineate. Nessun problema individuato. Lo sapevo. Credo proprio che sia quel rilevatore ad avere qualcosa che non va. Dirò a Edo di dargli un'occhiata. Sapevi che esistono tre parole per dire carico? Per tutti i fischietti, Wilson, ma non la smetti mai di parlare. Una volta l'ho fatto, disattivarono il mio sistema vocale. Allora devo chiedere a Marco come si fa. Che simpatico! Arrivati! Grazie, Sefi. Il rilevatore dice che devo mettere Sefi fuori servizio. Dice che stai trasportando un carico pericoloso. Credo stia parlando di te, Edo. Il rilevatore è andato in tilt. Sarà meglio portarlo in officina, così potrò dargli un'occhiata. Grazie di essere venuti qui, apprendisti. Il grandissimo Frostini ha un annuncio molto importante da farvi. Come ben sapete, domani sarà il giorno più caldo dell'anno e tutti vorranno rinfrescarsi con i prelibatissimi gelati di Frostini. Oh, sì, è vero! E quindi avrò bisogno del vostro aiuto per poterli accontentare tutti. Forte! Puoi sempre contare su Coco. Vi ringrazio assai, gentilissimi. Sono sicuro che domani sarà tutto perfetto. Certi tipi di treni vanno sempre di fretta. Non c'è energia e sembra proprio che non tornerà fino a domani. Come fino a domani? Allora il mio gelato si scioglierà! E adesso che faccio, ragazzi? Questo è un disastro! Una soluzione potrebbe essere mettere il gelato nei vagoni frigo. A loro non serve l'elettricità. Sì, ottima idea, Bruno! Saremo noi ad alimentarli! Qualunque cosa succeda, non addormentatevi! Non preoccuparti, Frostini. Terremo i motori sempre accesi e i vagoni rimarranno freddi. Sì, ma che ne sarà di tutto il gelato nella fabbrica? Si scioglierà come neve al sole! Che stai facendo? Stavo solo pensando che negli anni passati i gelati rimanevano freddi grazie al ghiaccio. Ghiaccio? Già, che veniva prelevato nella cava di una montagna. Ghiaccio?
ghiaccio. Sì, ho trovato. Mi serve del ghiaccio. Portatemi a quella cava. Uè, perché ci siamo fermati? Sto pensando. Di qua. Per voi ne valeva la pena. Ecco, ci siamo persi. Ammettilo, non sai dove stiamo andando. No, io non mi perdo mai. Da questa parte. Oh! Oh! Annuncio di servizio! Avvisiamo i passeggeri di rimanere ai loro posti. Il viaggio sarà movimentato. Arrivato. No, non ancora, Max. A causa del vento oggi i treni sono tutti in ritardo. Ti prendo. Sei mia. Oh, no. Wow, Frostini! Quel manifesto starebbe benissimo nella mia rimessa. Non muoverti, sei mio. Per favore, qualcuno venga al rapporto. Ma quando arriva, Edo? Sulla linea gialla. La linea verde è chiusa a causa del maltempo. Bruno, tu hai qualcosa da fare? Sì, devo andare a prendere dei tronchi per consegnarli alla cartiera. Oh, sembra che oggi tutti abbiano qualcosa da fare. Vorrei che Edo fosse qui, così anch'io avrei... Eccolo. Ci vediamo dopo, Max. Apertura porte. Ci scusiamo per il ritardo, ma sempre meglio tardi che mai. Pronto? Edo! Sì? Sì. Come? È caduto il cartello. Sì, appena posso sono lì. Oh, grazie al cielo sei arrivato, Edo. Il vento sta causando molti problemi. Già, non dirlo a me. Il mio telefono non smette di squillare. Oh, pronto? Sì, arrivo subito. Va bene, allora ti porto un nuovo recinto. Pronto? Fantastico. Oh, no. Edo avrà sicuramente bisogno del mio aiuto. Va bene, ora ci penso io. Non preoccuparti. Su, vieni da Wilson. Ci picchiola! Guarda, la recinzione è in quel vagone. Ottimo! E abbiamo anche il telone per coprirla. E dei ganci per fermare il telone. Quindi adesso mi serve solo... Una tazza di tè? Sì, mi leggi nella mente. Ho bisogno di un braccio più lungo. No! Forse Edo può darmi qualcosa di utile. Raggiungi la piattaforma. Gira di un quarto a destra. Ora avanti. Bene! Super! Super! Arriva fino alla corsia 4. 1, 2, 3, 4. Gira un quarto a sinistra e retromarcia! Oggi sei stato assolutamente impeccabile, Bruno. Ottimo lavoro! Grazie, Callie. Spero che voi due abbiate fatto molta attenzione. Ora è il vostro turno. Tocca a noi! Dai, Bea, comincia prima tu. Uh-hey! Iniziamo con un semplice giro. Oh no, non si muove. Che stai facendo, Bea? Spingo, e tu che cosa fai? Sto spingendo anch'io. Allora spiegami perché non ci siamo mossi di un millimetro. Perché dovete muovervi insieme. Spingi più forte. Tu spingi più forte. Oh, non si tratta di... Oh oh! È scattata un'emergenza, devo andare!
Yeah! Si gioca! Neanche per sogno. Prima dovete finire la vostra lezione. Bruno, per oggi sarai il mio vice insegnante. Io? Vice insegnante? Non sono sicuro di essere... Andrai benissimo. Tornerò presto. Pronto soccorso tranne in arrivo? Ciao! Girate con prudenza. Regola numero uno. Regole? Sì. Oh no! Nando Lampo ha avuto un guasto giù alla fonderia. Regola numero 27. Ripetete dopo di me. Adagio, stop, vi preparate, poi girate, infine vi fermate. E poi vi addormentate. Shh. Bene, ora provate sulla piattaforma. Super! Super! Ricordatevi cosa vi ho detto. Voglio essere io il primo a farlo, inizi sempre tu. No, non è vero. E invece sì. Ora smettetela. Guardate, adesso sono davanti, ma dopo che avrò girato, sarò di spalle. Non ha importanza chi parte prima dei due. Vedete? Di qua, di là. Di qua, di là. Ehi, Bruno, quanto può andare veloce la piattaforma? Oh, io non lo so. Come non lo sai? Eravamo convinti che tu sapessi tutto sulle piattaforme. Beh, possiamo scoprirlo. Oh, oh. Più veloce! Più veloce, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce! Sto andando più veloce che... Oh, ma questo è davvero disgustoso! Attenzione, c'è molta fuliggine nell'aria! Fuliggine! Svuotare il filtro del treno lavaggio non è certo una delle mie attività preferite. Hai visto la sostanza che esce da lì? È così viscida! Già, è un lavoro sporco essere un treno. Ah, il sapone è quasi finito. Sarà meglio metterne altro. Edo, molti treni si lamentano delle gallerie. Sembra che ci sia un po' troppa fuliggine più tardi. Potresti dargli una pulitina? Ma certo, Dunbar. Ci vado subito. Oh, se non ci fossi tu. Vado a prendere il necessario. Tu invece pensa al sapone. Signor Dunbar, ho fatto quello che mi ha chiesto. E adesso? Mi dispiace, Wilson, ma non ho nient'altro da farti fare in questo momento. Oh, no. Adesso cosa faccio? Beh, per esempio, potresti farti un giro e vedere se c'è qualcuno che ha bisogno di una mano. Perfetto! Farò così! Aiutante Wilson, al vostro servizio! Ciao, Edo! Posso aiutarti a fare qualcosa? Beh, se venivi prima potevi aiutarmi a svuotare il filtro del treno lavaggio. Ma ormai ho fatto. Mi dispiace. Nient'altro? Per ora no. Ma grazie per l'offerta. Va bene, se ti viene in mente qualcosa chiamami. Niente è faticoso per Wilson l'aiutante. Accipicchiola! Che cos'è quello? Vagone pulizie per pulire gallerie. Oh, come funziona? Questa spazzola strofina e aspira sia la polvere che la sporcizia. Emergenza! Mi serve il tuo aiuto, Edo. Un albero è finito sulle rotaie e Coco è rimasta bloccata. Va bene, facci strada. Vengo anch'io? Mi dispiace, amico. Potresti riporre il vagone delle pulizie? Nel magazzino sotterraneo. Ci pensa Wilson l'aiutante. Mi occuperò di tutto io mentre voi due siete via. Pronto soccorso, treno in arrivo. Ciao ciao! Oh, accidenti! Lo sapevo che avrei dovuto fare un'altra strada. Allacciate tutti.
tutte le cinture. Oggi vi aspetta molto lavoro da fare. Formate delle coppie e ripulite tutte le rotaie. Yeah! Yeah! Perfetto! Yuppi! Mi dispiace, ma voi due non potete andare. Non siete ancora in grado di usare lo spazzaneve. Oh, volevamo dare una mano. Già, due treni sono meglio di uno. Al deposito di certo ci sarà qualcosa che potete fare. Potremmo fare gli aiutanti. Sì! Sarò io, il capo. E chi lo dice? Christian, sei nella direzione sbagliata. A dire il vero, ho spazzato neve tutta la notte. Devi essere molto stanco. Sì, sì, ora devo riposare. Fate attenzione, lì fuori ci sono dei mucchi di neve enormi. Non esiste mucchio di neve che possa fermarmi. Spazzerò quei mucchi di neve in un batter d'occhio. Andiamo, Coco! Ehi, forse a Christian serve una mano. Scusa, Coco, dobbiamo muoverci o finirai per congelarti e diventare come quel treno di neve. Guarda laggiù. Magnifico. Ora, fa attenzione. Devi colpirlo in questo modo. Wow! Impara da me. Wow! Possiamo aiutarti in qualcosa? No, a meno che voi due non possiate aiutarmi a dormire. Oh, potremmo cantarti una ninna nanna. No, no! Salvi beato lungo i binari. Siete molto gentili, ma... Il vento che soffia. È tutto tuo, Coco. Spazzerò via quel mucchio. Ottimo lavoro, Coco. Una spazzaneve provetta. Vai, Coco. Molto carina, grazie. Darmi beato lungo i binari. Che freddo, sto congelando. L'orologio, fai presto! Rincorri una notizia interessante, Reg? Ma certo, succede sempre qualcosa qui a Chuggington! Vi informo che il treno sta per partire. Reggetevi forte! Oh, hey! Ti è salito davvero in alto! Avete visto, Edo? È così coraggioso! Prepararsi alla fermata! Ti ringrazio, Emery! Appena in tempo! Bravo! Ma che accade qui di così speciale? Wow! Bravo, Edo! Vai! Sì! Ecco la prima pagina! Edo si è arrampicato sulla torre dell'orologio! Ehi, Edo! Di ruote! Sa come posso fare per avere una mia foto sul giornale? È vero che ha un lavoro per noi, signor Dunbar? Quest'oggi attaccherete questi manifesti usando un particolare vagone spalmacolla. Wow! Osservate! Colla! Spalma! E pressa! È il magnifico mago Mysteriosus! Esatto, proprio lui! Questa sera si esibirà per la prima volta qui a Chuggington! Per tutti i fischietti, possiamo vederlo? Per favore, signor Dunbar, possiamo andare a vederlo? Possiamo! Sarebbe fantastico! Ma certo che potrete andarci, ma solo dopo che avrete attaccato tutti i manifesti! Wow! Andiamo, Bruno! Attacchiamo tutti i manifesti! Oh, Wilson! Ops! Come funziona? Ehi, Reg, posso concederti un'intervista in esclusiva? Perché? Hai fatto qualcosa che fa notizia? No, in realtà no, direi proprio di no. Beh, quando la farai tu fammelo sapere, così la faccio pubblicare. Pronto?
Oh, cosa? Oh, fantastico! Che notizia! Emery, alla fabbrica del gelato! Frostini oggi ha inventato il suo 100° gusto di gelato! Il famoso illusionista Wilson ora farà apparire, come per magia, un manifesto! Colla! Spalma! Pressa! Perfetto! Emery, sei nell'inquadratura. Scusate. Questo vagone funziona a meraviglia. Dunbar non ci ha spiegato a cosa serve questa leva. Beh, c'è solo un modo per scoprirlo. Accipicchiola. Vai più lentamente. Bravo, così. Adesso fallo girare. Annuncio speciale. Consigliamo ai passeggeri di sorridere. Oh, hey! Wilson sta per scattare una foto. Dite tutti in rotaie. Scusami, ma ancora non so usare il vagone fotografico. Va bene, magari ripasso dopo. Dai, è facile, Wilson. Punta la telecamera, metti a fuoco e scatta. Ehi, ce la fai una foto? Forza, Wilson, perché non provi? Ritrai il nostro lato migliore, cioè me. No, prendi me! No, me! Vi ricordo che voi siete gemelli. Ops! Prova di nuovo. Dite rotaia! Rotaia! Possiamo vedere la foto, ti prego! Super! Bella, sei davvero bravo, Wilson! Grazie! Wilson ha rapporto al binario 2. Cavalchiamo i binari! Uffi, adesso noi due che facciamo? A dire il vero, io ho un lavoro per voi. Ci vediamo in officina fra 5 minuti. E noi ci saremo! Il sindaco mi ha chiesto di realizzare un grande manifesto da attaccare in città per attirare i visitatori. Wow! E tu vorresti fotografare me? No. Vorrei che tu facessi qualche scatto con il vagone fotografico. Perfetto! È certo che posso! Mi servono per questo pomeriggio! Nessun problema! Semplicemente il modellino di un dinosauro. L'ho costruito per il museo. Sì, lo sapevo. Anch'io. Vorrei che voi lo portaste in giro per la città e che informaste tutti i cittadini che la mostra è stata allestita. Ok, lo faremo. Voglio andare io davanti. Non voglio stare vicino a quel dinosauro. Oh, neanche io. Se preferite, potete fare a turno. Sì, inizio io. No, inizio io. Chissà quali nuovi prezzi sono oggi. Buongiorno. Buongiorno. Ho bisogno che una squadra vada giù alla miniera per sgomberare l'aria da alcuni vagoni. E sporcarci tutti di fuliggine? Non credo proprio. Andrò io, non c'è niente di male nello sporcarsi le ruote. Ti ringrazio, Lampo. Qualcun altro? Veramente ora ti ricordo. Beh, trenini, se nessuno si offre volontario, vorrà dire che sarò io a scegliere i membri della squadra. Oppure potremmo sistemare la cosa alla maniera dei treni a vapore. Non vorrai dire... Già,
Lo sbuffo di guerra. Lo sbuffo di guerra? E cos'è? Questo è parlare. Due squadre, una di fronte all'altra, sui lati opposti di un ponte. Tra loro un vagone merci. Ogni squadra dovrà tirare verso di sé il vagone merci con tutte le energie che avrà a disposizione. Chi porterà il vagone dal proprio lato del ponte sarà il vincitore. Tutti nella zona di carico, dove sceglieremo le due squadre. Sì! Lo sbuffo di guerra! Perfetto! Mi sento pronto! Oh, quanto sono pronto! Lampo, visto che è stata una tua idea, tu sarai uno dei due capitani. Mi sembra giusto. E sceglierai l'altro capitano. Scelgo Harry. Oh, non credi che sarà una gara impari? Vorranno tutti stare nella mia squadra. Io di sicuro! Ho vinto! Inizio io. Il primo membro che farà parte della squadra di Harry è... Cully! I treni a vapore devono stare insieme, quindi io scelgo Olwyn. Scelgo Mambo! Il vecchio caro Pete! Sì! Coco! Dunbar! Irving! Sefi! Max! Christian! L'ultimo membro della squadra di Harry sarà... Wilson! Bruno! Cosa? Tu farai parte della squadra dei treni a vapore. Urrà! Che le squadre si preparino! Ci vediamo a mezzogiorno sul ponte per lo... Sbuffo di guerra! Come vostro capitano, la prima cosa che voglio dirvi è che la sconfitta non è un'opzione possibile! Mostratemi di che pasta siete fatti! Ai tuoi ordini! La cosa più importante da fare è andare a tempo. Ben detto! Con la calma e la fermezza noi vinceremo! Cercheremo di non sprecare energie inutili prima della gara. Resteremo qui a fare esercizi di respirazione. Dobbiamo trovare un buon ritmo di squadra. Respirazione. Perderemo sicuramente. Sarai dovuto andare nella squadra di Harry. Ehi, Edo, ma tu lo sapevi che ci sono 26 semafori nella stazione centrale e che l'autolavaggio ha 46 parti mobili? Onestamente, Max, non so come fai a ricordare queste cose. Perché voglio vincere il train quiz stasera. Ho un annuncio speciale. Pregherei tutti i treni di venire qui e di ascoltare attentamente. Non crederete ai vostri bocchettoni. Che cosa c'è, Emery? Parla. Sapete cos'è successo a Harry? Cielo, Marco, quale può essere la causa? Un guasto del tuo sistema vocale. Come un guasto del mio sistema vocale? Come un guasto del mio sistema vocale? Per tutti i fischietti, Harry deve essere davvero buffo. Smetti, Bruno, o mi si romperanno le giunture. Non dovreste prenderlo in giro, non è colpa sua. Non preoccuparti, Harry, i pezzi nuovi arrivano domani. Domani? Ma io stasera devo presentare il train quiz. No, no, non è possibile. Però avvi che tu questa sera non potrai partecipare. Ma io voglio... Mi dispiace, ma non potrai parlare finché non arrivano i pezzi di ricambio. Avremo bisogno di un nuovo presentatore per il train quiz di stasera. Ehi, perché non lo fai tu, Max? In fondo conosci tantissime cose. Adesso simuleremo un intervento d'emergenza alla torre di controllo e io cronometrerò il vostro tempo. Cavalchiamo i binari! Piano! E cercate di guidare con prudenza! Il vecchio Pete è stato nella cittadina di Tootington ben 586 volte ed Irving ricicla 3 tonnellate di carta a settimana. Ok, il posto è tuo, Max. Fantastico! Sarà il miglior train quiz di tutti i tempi! Bravo! Ehi, potresti pensare alle domande da fare durante il lavoro, che ne pensi? Oh, io non sono capace di andare così veloce. Arrivo! Attenta! Oh, santo cielo! Dopodiché, non devi perdere tempo. Ogni secondo è importante in questi casi. Grazie, amico. Spero non ci vorrà molto tempo, Edo. Devo ancora pensare alle domande per il quiz. Dovremmo sostituire alcune parti. Potresti andarle a prendere. Quante? 4 pezzi? Oh, credo che dovrai fare più viaggi. Va bene, ho capito. L'ho già fatto prima d'ora, ricordi? 328 volte per l'esattezza.
questa volta ci hai messo solo 3 minuti. Ottimo lavoro, Wilson! Perfetto! In caso di emergenza spero di poter essere d'aiuto. Max, hai già pensato delle domande per il quiz di stasera? Ancora non ho avuto il tempo di farlo.